Festa della sostenibilità che si svolge il 2, il 3 e il 4 di settembre del 2016. E quest'anno intanto la prima cosa è che abbiamo cambiato il nome da fiera a festa, appunto. Perché festa? Semplicemente perché questo obiettivo, diciamo, della sostenibilità è già un obiettivo abbastanza difficile da raggiungere, molte volte diciamo momenti di scoraggiamento per questo cammino non semplice ci sono, quindi vogliamo che questo cammino sia un cammino divertente, a volte giocoso, creativo, proprio come è stato il nostro gruppo, diciamo, che è organizzatore della festa della sostenibilità. Quindi questa è la prima novità di quest'anno. La seconda cosa è la tematica della festa della sostenibilità, è la tematica che riguarda appunto le relazioni. Perché le relazioni? Perché il nostro gruppo proviene per la maggior parte dai gruppi di acquisto solidale, gruppi di acquisto solidale che non vi sto a spiegare adesso che cosa sono, già lo saprete sicuramente, che però fa della relazione un suo cardine, diciamo, portante. E la relazione perché? Perché la relazione è un aspetto importante per conoscere anche le storie dei prodotti che noi acquistiamo, cioè conoscere intanto le persone che producono i prodotti. E la relazione perché solo relazionandosi si può conoscere, solo conoscendo si può capire, e quindi la possiamo declinare sotto tanti aspetti, non solo appunto la relazione nell'acquisto dei prodotti, ma anche per la natura, no? Solamente relazionandosi realmente con la natura si può conoscere e capire, diciamo, che quello che anche l'uomo, diciamo, sta creando e sta facendo sulla natura. La relazione può essere intesa anche ad esempio per l'immigrazione, molto spesso diciamo ci creiamo dei giudizi senza relazionarci, quindi senza conoscere, senza capire. Quindi abbiamo deciso di portare questa tematica al centro della festa della sostenibilità. Brevemente vi illustro, diciamo, gli eventi che ci saranno in questi 3 giorni. Stasera, dopo l'inaugurazione che verrà alle 18:30 presso il cortile della Memo, con aperitivo offerto, diciamo, come dicevo, all'interno del cortile della Minimo, dopo la cena offerta dall'emporio dell'altra economia, quindi da Gerico, ci sposteremo alla Corte Sant'Arcangelo per il concerto della Joachim Orchestra, un'orchestra giovanile, un nostro prodotto locale, anche questo a chilometro zero, di età media, diciamo 15 anni, proveniente da tutti i ragazzi del conservatorio, che suoneranno le colonne sonore dei film, quindi i pezzi di film più belli. Domani sera avremo un altro artista a chilometro zero, Emilio Marinelli, col pianista jazzista col suo trio. Melanie Schulz sarà la cantante che, diciamo, lo affiancherà, quindi una serata, diciamo, un pochino più particolare di jazz. E domenica concluderemo con i suoni clandestini e le loro danze popolari, quindi una formazione composta da 4 elementi che ci faranno danzare, quindi proprio in tema con le relazioni, e concluderemo danzando insieme, divertendoci insieme, quindi festa e relazioni. La festa comprende anche un certo numero di eventi culturali. Già da domattina, sabato mattina alle 10 presso la Mediateca Montanari, ci sarà un convegno sugli edifici intelligenti, sul progetto Edifici Intelligenti, e che è un convegno accreditato per i geometri, ma che è aperto a tutta la popolazione, perché darà indicazioni su come ottenere i bonus per la riqualificazione energetica. In parallelo, presso la chiesa di Sant'Arcangelo, ci sarà il convegno organizzato dalla diocesi sulle relazioni, sull'enciclica del Papa sulle relazioni tra uomo, natura e Dio. E nel pomeriggio continueranno gli incontri sempre presso la chiesa Sant'Arcangelo. Gli eventi sono stati spostati, erano inizialmente previsti presso la corte, ma adesso sono tutti dentro la chiesa. Ci sarà un altro convegno sulle relazioni tra la popolazione e il welfare comunitario, e il giorno dopo sempre tra i gas e i produttori. Quindi parliamo sempre di relazioni nei nostri convegni. Non mancheranno le presentazioni di libri, sempre nel giardino della Mediateca Montanari, all'ora dell'aperitivo, quindi dalle 19 alle 20. La festa poi offre laboratori per grandi e piccini, sia di tipo
creativo, ma anche per conoscere nuove realtà. Ad esempio, una nuova moneta sociale sarà offerta da uno dei nostri standisti, ci farà giocare attraverso i vari stand con questa nuova moneta sociale. Direi che per quanto riguarda gli eventi abbiamo detto tutto. Che dire, noi possiamo solo che ringraziare tutte le persone che hanno collaborato a fare questo evento, questo progetto, che sono tantissime, sono tutti volontari, a partire da Sara e Andrea che ci hanno aiutato nella grafica. Non sono grafici, nessuno è professionista in quello che ha fatto qui. Ci saranno poi da ringraziare Rosanna e Cristina per la preparazione degli aperitivi, tutto il gruppo GAS che ha aiutato nell'allestimento e nell'organizzazione. Chi altro? Ti viene in mente qualcun altro? Beh, tutti quanti, anche tutti quanti, anche non vorrei dimenticarmi di qualcuno. È un grazie a tutti, perché è solo attraverso la relazione tra di noi che questa cosa sta riuscendo.